creare un ponte tra il mondo della scuola, l'impresa e la famiglia per orientare gli studenti nelle loro scelte future è l'obiettivo della prima edizione di Orientamente, un'iniziativa fortemente voluta dall'Ufficio Scolastico Provinciale. Un ponte per creare occupazione, un ponte per rendere consapevoli le scelte dei ragazzi, un ponte per far loro comprendere che il lavoro esiste se hanno le competenze adeguate e se fanno le scelte giuste, perché noi abbiamo sì molta disoccupazione giovanile, ma abbiamo anche un grande mismatch fra la domanda di competenza e l'offerta di competenza. Ci sono tantissime imprese che non trovano sul mercato del lavoro personale con le competenze adeguate e la scelta della scuola è il primo momento in cui si esercita questa consapevolezza e quindi si scommette sul futuro. Noi vogliamo che la scommessa riduca l'area di rischio e che i ragazzi scelgano in maniera sempre più consapevole in relazione a quello che sarà una possibilità di futuro domani. Questa cerniera fra mondo della scuola e mondo del lavoro, come diciamo spesso, sono due mondi che spesso non colloquiano. Ci sono ancora oggi tantissime aziende, stimate quasi al 30% della totalità delle imprese, che assumerebbero solo se la scuola, il mondo universitario sfornasse profili professionali coerenti con i loro bisogni. Quindi un mondo del lavoro che cambia in maniera verticale, vortiginosa. Basti pensare all'impatto che avrà nel prossimo futuro il digitale, la share economy, l'internazionalizzazione delle imprese, quindi un mondo del lavoro in estremo, rapidissimo, vorticoso cambiamento, il mondo della scuola che deve seguire questo vorticoso cambiamento, altrimenti, come dicevamo prima, c'è questo disallineamento fra i ragazzi che escono dalle scuole e le opportunità professionali offerte dalle imprese. Quali sono oggi le prospettive tra mondo della scuola e quello dell'impresa? Sono due ambiti, due settori, due realtà che devono sempre più lavorare e operare in modo convergente, ciascuno nel proprio ambito, senza separazione, senza steccati, e stiamo appunto lavorando già da alcuni anni grazie a delle specifiche linee di indirizzo da parte mia, ma anche in ossequio a delle specifiche disposizioni normative. Stiamo operando proprio in questa direzione, nel consolidare, nello stabilizzare rapporti proficui, durevoli, produttivi tra scuola e mondo del lavoro in generale. Ringraziamo il provveditore che ha organizzato questa opportunità di incontro fra mondo della scuola e genitori, studenti, per avviare il dibattito proficuo dell'orientamento. È importante per, come dire, colmare quella storica divaricazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. L'ITS, che ho l'onore di presiedere, è una delle risposte altamente professionalizzanti che, dai numeri che ha, dimostra che i risultati arrivano. 80 studenti su 100 trovano posto di lavoro entro un anno dall'uscita dell'ITS. Dura solo 2 anni e ti specializza sulle materie, diciamo, assolutamente attinenti al mondo reale del lavoro.